freddo. Non dico a me, guarda. Cintura. Non pensavo che la scienza potesse arrivare a tanto. Ma figurati se funzionerà mai, cioè mi stai dicendo che tu credi che un androide sarà mai alla pari di un essere umano? Beh, sei un po' troppo sfiducioso. Vabbè, io la penso così. Inizializzazione, processo, trasferimento, coscienza. Buongiorno e bentornato nel tuo corpo sostitutivo. Attualmente il 98% della popolazione nella tua area è collegata. Come sono cambiati i tempi. I miei nonni si erano sposati di persona, senza corpi sostitutivi. Ma sarà davvero vita questa? Vabbè, si è fatto tardi, devo andare. €15. Ho speso così tanto per un caffè e non ho nemmeno sentito il sapore. Che assurdità. Sarà questo il modo in cui si dimostrava affetto senza i corpi sostitutivi? Non riesco a capirlo, ma non vedo danni in software. Sarà solo un problema mio allora. Non sento calore, non sento nulla. Che razza di amore è questo? Mm.
Mi ha dato un pugno e non ho sentito nulla. No, non provo emozioni. Nulla è reale. Non sto vivendo davvero. Ma dove sei? Ti ho trovata. Numero 7694, questo è il mio numero corpo, tu chi sei davvero? Questa sei tu. In quel momento credevamo di aver trovato una via d'uscita. Avevamo iniziato a vivere per davvero. Tutto il tempo sprecato nel corpo sostitutivo sembrava ormai essere scomparso. Pensavamo di aver trovato la felicità, o almeno così sembrava. Col passare del tempo, ciò che ritenevamo fosse amore si dimostrò semplice paura della solitudine. Forse l'uomo è destinato a restare da solo.